mi viene più facile anche parlare. Io ringrazio il comune per l'invito, ringrazio il dottor Altissimo per la sua relazione, Filippo per l'introduzione. Insomma, ormai ciclicamente, insomma, è qualche anno che ci incontriamo e che discutiamo e riflettiamo insieme rispetto al percorso che stiamo portando avanti. Io inizio con una battuta. Lei ha detto che non sa se questo lavoro di ricerca che ci ha presentato stasera avrebbe potuto svolgerlo all'interno di un contesto guidato da logiche di mercato. Mi viene da dire, io faccio il giornalista, se penso al nome dell'imprenditore privato più interessato al settore del servizio idrico integrato in Italia, che si chiama Francesco Gaetano Caltagirone, prendo i dati diffusi dall'Agenzia Garante delle Comunicazioni e trovo che è il terzo editore del paese. Quindi probabilmente anche come giornalista sono fortunato a lavorare in una realtà che mi permette di scrivere e di fare ricerca su questi temi, perché ci siamo resi conto che parlare della privatizzazione del servizio idrico integrato nel nostro paese sui media non è stato nemmeno nel periodo referendario molto facile. E è strano che un tema che ha portato al voto 27 milioni di cittadini italiani non fosse percepito dai giornalisti come notizia. È una notizia, e il nostro mestiere dovrebbe essere guidato da quello, dall'esigenza di raccontare ciò che di importante accade e scuote il paese. Allora, il percorso che ha portato allo straordinario risultato del 12 e 13 giugno scorso era una notizia, eppure veniva taciuta, cioè semplicemente non se ne parlava, probabilmente perché l'obiettivo era quello di non arrivare al voto e di non arrivare a questo risultato. E parlando del referendum un anno dopo, a me viene da fare alcune considerazioni. La prima è questa, è quella bandiera lì, che è l'unica campagna o il messaggio che abbiamo lanciato e promosso dopo il referendum: il mio voto va rispettato. È la bandiera che accompagna la campagna di obbedienza civile, quella di cui parlava prima Filippo. Cosa significa campagna di obbedienza civile? Significa che abbiamo dato la possibilità ai cittadini, o abbiamo chiesto meglio ai cittadini, di continuare a accompagnare il percorso del Forum Italiano dei Movimenti per l'Acqua, presentandosi con le proprie bollette presso degli sportelli istituiti sul territorio, per andare a ricalcolare questa bolletta. Non è stato fatto ovunque e non è fondamentale in sé il messaggio, anzi il messaggio che cercano di far passare, che hanno cercato di far passare soprattutto alcuni tra i gestori del servizio idrico integrato, soprattutto quelli partecipati dal privato, è anzi un messaggio che va contro il percorso che noi stiamo facendo, perché dicono quelli, riferendosi a noi, si sono sbattuti tanto ma con un unico obiettivo: pagare il 10, il 12% in meno delle bollette dell'acqua. Non è vero, anche perché lo sappiamo benissimo, io credo che anche negli incontri che sono stati fatti, negli altri incontri di questo percorso in cui sono affrontati altri temi, sarà evidente per tutti noi che la bolletta idrica è molto inferiore alla bolletta alimentare, se vogliamo chiamarla così, è molto inferiore alla bolletta gestione dei rifiuti. Cioè, in Italia la percentuale del reddito di una famiglia che serve a pagare o a garantirsi l'accesso al servizio idrico integrato non raggiunge quasi mai quei livelli che le Nazioni Unite definiscono di povertà idrica, ovvero la bolletta dell'acqua che supera il 15, il 20, 25% del reddito familiare. Quindi la nostra non è una battaglia per gli spiccioli,
per far abbassare del 10% la tariffa del servizio idrico integrato, ma appunto il mio voto va rispettato, era una battaglia eminentemente politica. E per questo è importante che amministrazioni come quella di Sant'Orso abbiano approvato la delibera o uno schema di delibera che ricalca quella predisposta dal Forum Italiano dei Movimenti per l'Acqua, perché fa un discorso molto interessante, perché prende per diciamo così, perché affronta in maniera diretta quelli che sono i nodi vitali o i nodi cruciali che noi abbiamo messo sul tavolo con il referendum. Ovvero non si fa un generico riferimento al tema del diritto all'acqua, al tema dell'accesso all'acqua potabile, peraltro importantissimi, riconosciuti anche dalle Nazioni Unite. Non si fa una riflessione di principio, per quanto fondamentale, sul riconoscimento del carattere di bene comune dell'acqua, ovvero qualcosa che non è di nessuno, che è di tutti e non è di nessuno, qualcosa di cui il cui accesso non può essere privato, ma si entra nello specifico e si affrontano alcuni temi. Dove si prendono i soldi per finanziare gli investimenti necessari sulla rete? Queste sono le questioni che noi abbiamo posto. E se io torno, non so quanti di voi si ricordano i due quesiti referendari, insomma, il primo era contro una legge del governo Berlusconi firmata dal ministro Andrea Ronchi, che diceva è fatto obbligo di cedere, di affidare il servizio idrico integrato tramite gara a società di diritto privato. Per le società quotate in borsa, come ad esempio la Cegas APS, è fatto obbligo entro il 2015 di calare la percentuale di azioni di proprietà del pubblico fino al 30%. Mediamente oggi la Cegas, penso che Padova e Trieste è sopra il 50, forse 55, qualcosa del genere, 51, di scendere fino al 30%. E questo era quello che diceva la legge Ronchi, che è stata abrogata, ma per l'esperienza che ho fatto io l'anno scorso, che è stata almeno di un centinaio di incontri durante la campagna elettorale, diciamo pre-referendaria, non interessava a nessuno. Cioè quella legge lì, quell'articolo, il tema del primo quesito referendario, non era, quando dico non interessava a nessuno, voglio dire negli interessi economici forti di coloro ai quali ci opponevamo, i soggetti gestori, alcune amministrazioni comunali, alcuni partiti politici, alcune persone che secondo me non avrebbero dovuto schierarsi apertamente contro il referendum. Faccio un nome perché dopo ci torneremo, secondo me la cosa più grave, Franco Bassanini, presidente di Cassa Depositi e Prestiti, vicepresidente del comitato per il no ai referendum. È una cosa molto grave, essendo Cassa Depositi e Prestiti il principale, dovendo rappresentare Cassa Depositi e Prestiti, perché poi in realtà non lo fa, il principale strumento di finanziamento delle politiche pubbliche, il principale strumento di finanziamento per quanto riguarda le azioni degli enti e gli investimenti degli enti locali. Il suo presidente era apertamente schierato per il no ai referendum, però tutta questa gente era molto preoccupata per il secondo quesito referendario, e non perché con il secondo quesito referendario noi dicevamo cancelliamo la remunerazione del capitale investito dalla tariffa, una delle tre voci. La tariffa oggi si compone di costo del servizio, costo di investimento e remunerazione del capitale investito. La remunerazione del capitale investito sono in parte i profitti, ovvero quel margine che garantisce utili all'azienda, e in parte anche
il capitale attraverso il quale, o diciamo così, una percentuale della tariffa che serve alle aziende per ripagare i debiti che hanno sottoscritto con le banche per finanziare gli investimenti sulla rete. E noi, abrogando questa parte della norma, in realtà stiamo dicendo alla politica: guardate che voi dovete discutere una nuova legge sul servizio idrico integrato e dovete discutere una legge che tenga conto che nel nostro paese non possiamo pensare di... prima lei ha fatto un sacco di esempi di cementificazione del territorio, noi non possiamo pensare di usare i soldi del governo per fare l'autostrada tra Orte e Mestre riguardo il Veneto. Noi dovremmo piuttosto pensare di utilizzare i finanziamenti pubblici per realizzare una grande autostrada, cioè impianti fognari adeguati per tutto il paese. Queste dovrebbero essere le priorità di spesa pubblica, se uno le pesasse realmente. E quindi il nostro invito era riflettere a partire da queste dinamiche. Cosa abbiamo fatto quindi anche in questo periodo e quali sono le sollecitazioni che abbiamo provato a mandare? Intanto la prima è questo, la prima è questa, e c'è anche in quella delibera. Possiamo pensare che gli investimenti sul servizio idrico integrato siano coperti attraverso la fiscalità generale? Cosa vuol dire? Le tasse. Noi già le paghiamo. Una volta che la raccolta fiscale finisce nei conti del Ministero del Tesoro, poi come vengono spesi questi soldi? Possiamo darci un ordine di priorità? E in quest'ordine di priorità, fognature e sistemi di depurazione delle acque, dove stanno? Io dico che potrebbero quasi stare al primo posto, ma non perché lo diciamo noi, Forum Italiano dei Movimenti per l'Acqua, Comitato Referendario, devo mettere anch'io devo completare la presentazione. Altreconomia ha fatto parte del comitato referendario, ha deciso di aderire pienamente, quindi insomma, le chiacchiere che ascoltate da me pure vengono da una parte che ha scelto di stare da in questo caso proprio da un lato ben chiaro e ben specifico. Non è però da noi che viene la richiesta o si segnala l'importanza di fare questi investimenti, ce li chiede l'Unione Europea. Che vuol dire che ce li chiede l'Unione Europea? Adesso è una frase molto in voga, no? Ce lo chiede l'Europa di fare di prendere queste misure, ma in realtà in questo caso l'Europa ci impone, perché si tratta dell'applicazione della direttiva quadro sulle acque, noi siamo abbastanza in ritardo di una quindicina d'anni. Entro il 2015, però, se non abbiamo garantito l'accesso universale ai sistemi di fognatura e depurazione ai nostri cittadini, inizieremo a pagare multe. Inizieremo a essere sanzionati come paese, in realtà come regioni. Chi pagherà saranno le regioni, perché il 100% degli italiani non hanno fognature e sistemi di depurazione. E la realtà che è sotto i nostri occhi sono i dati che vengono presentati ogni anno dal Ministero dell'Ambiente, ci dicono che gli investimenti da quando il servizio idrico integrato è stato aperto ai privati sono calati, quindi che non si è andati verso un miglioramento della situazione, ma semmai verso un suo peggioramento. Quindi noi riteniamo che probabilmente potremmo utilizzare la fiscalità generale per arrivare o per cercare di avvicinarci a questo obiettivo che è dato dall'Europa. Però voi pensate, questo è un quadro, la realtà, questo è quello che noi proviamo a immaginare, la realtà è quella che ha descritto Filippo, che è gravissima, cioè ci torno un attimo sopra. Le aziende
pubbliche di gestione del servizio idrico integrato, quindi praticamente la totalità delle aziende del Veneto tranne Acegas APS, che è l'unica partecipata dal privato e quotata in borsa, la totalità delle aziende, comprese le vostre vicentine, saranno sottoposte al patto di stabilità interno. Il patto di stabilità interno è il meccanismo che deprime la capacità di che ha depresso negli ultimi anni la capacità di spesa e di investimento degli enti locali italiani, dei comuni. I comuni non possono più investire. Perché? Perché c'è questo meccanismo per il quale non possono investire una percentuale superiore rispetto al livello, chi amministra probabilmente lo sa spiegare meglio di me, però non si può spendere di più delle prime tre partite di incasso, diciamo così, di entrate rispetto al bilancio del bilancio comunale. Applicare, secondo regole che ancora non sono chiare, perché dobbiamo aspettare ottobre per avere un decreto del Ministero dell'Economia, del Ministero dello Sviluppo Economico, che purtroppo è guidato da un ex banchiere che come banchiere guidava la banca che più interessi ha nella privatizzazione del servizio idrico integrato, ma questo è un altro capitolo che per il momento non lo si apre. Però rimettere le aziende pubbliche al patto di stabilità per me significa obbligare i sindaci a contravvenire a quello che è un obbligo di legge. I sindaci sono o non sono ufficiali sanitari del proprio comune? Sono responsabili della salute. Se me lo dice l'Unione Europea che entro il 2015 io devo completare i sistemi di fognature e di depurazione perché sia garantita la salubrità del paese, il governo che mi obbliga o che mi pone nelle condizioni di non poter fare quegli investimenti è fuori legge. Infatti una battuta che io ho lanciato nella discussione del nostro forum era questa: troviamo dei sindaci disponibili ad andare in procura, ad autodenunciarsi, perché con la disposizione del governo non possono esercitare il proprio ruolo. Perché non poter investire su impianti di fognatura e depurazione ad oggi significa mettere a rischio la salute dei cittadini, ce lo dice Bruxelles. E siccome siamo tanto ligi a tutto ciò che arriva da Bruxelles, potremmo esserlo anche con questo aspetto. Per dire che il governo sta andando in direzione ostinata e contraria rispetto a quello che noi abbiamo immaginato, aggiungo un'altra cosa che pure mi pare folle. Nel decreto, dovrebbe essere sempre nel decreto liberalizzazioni, c'è un'altra norma che, anzi no, è in un decreto, nello stesso decreto d'agosto dell'ascito del governo Berlusconi, c'è un articolo che incita alle privatizzazioni. Cosa vuol dire? C'è un articolo di legge che stabilisce che c'è mezzo miliardo di euro a disposizione per quegli enti locali che vendano le proprie partecipazioni. Cosa significa? Io gestisco la società ho la società dei rifiuti, che tutti stanno fingendo che i rifiuti non facevano parte del referendum, del primo quesito referendale. E faccio entrare il privato. Cosa ottengo in cambio dal governo? Ottengo, non so, vendo azioni per 30 milioni di euro. Il governo cosa fa? Me ne dà altri 30 e mi permette di spenderli fuori dal patto di stabilità. Un bel regalo solo a chi privatizza. Ed è particolarmente grave che venga fatto in questo momento, perché gli enti locali, i comuni, sono in ginocchio.
non hanno quasi modo di chiudere i bilanci. Cioè, io non so se voi avete approvato il bilancio di previsione, però l'ANCI, l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, sta facendo pressione sul governo perché l'approvazione del bilancio di previsione per il 2012 possa slittare fino al 30 di agosto 2012. Cioè passano 8 mesi dell'anno, passa il 66% del tempo, i due terzi dell'anno, e i comuni non hanno ancora approvato i bilanci di previsione, cioè quelli che dovrebbero aver chiari a dicembre per poter poi amministrare in maniera efficace durante l'anno. Non è colpa degli enti locali, cioè continuano a sommarsi tagli nei trasferimenti. Ci diciamo, dove possiamo andare a prendere questi soldi? E una risposta ce la si è andata è quella della Cassa Depositi e Prestiti, proprio questa mega struttura il cui presidente è Franco Bassanini. Perché ci siamo detti perché possiamo prendere questi soldi? Intanto perché è l'unica banca che ce li ha. Ha una liquidità di quasi 130 miliardi di euro. 130 miliardi di euro. Come nulla decide di spendere poche settimane fa 200 milioni di euro per comprare una tranche di azioni di un'impresa che si chiama Avio, del gruppo Finmeccanica, armi e armamenti. 200 milioni di euro sappiamo bene che basterebbe questo e avrebbe coperto il 10% degli investimenti sulla rete idrica nazionale per un anno, per cui servono 2 miliardi di euro all'anno. Ma se anche questi soldi noi non pretendiamo che Cassa Depositi e Prestiti li regali, ora non vorrei dire colonie, degli istituti di credito privato. Quando dico colonie, cosa intendo dire? Che se io prendo e vado a vedere chi sono gli azionisti delle società quotate in borsa, io dentro tutte ci trovo le banche. E perché le banche, soprattutto le tre maggiori banche italiane, quindi Intesa, Unicredit e Monte dei Paschi, perché guardano con tanto interesse al servizio idrico integrato? Perché ci siamo noi viscari che paghiamo la bolletta tutti i mesi. Nel senso, prestare i soldi a una società che gestisce un servizio a domanda più che rigida, perché non possiamo fare a meno dell'acqua potabile, non possiamo fare a meno del bagno in casa, un meccanismo del genere per loro ha un livello di rischio veramente basso. Però qual è la perversione di questo meccanismo? La perversione di questo meccanismo è che noi oggi ci troviamo un numero di 5 o 6 grandi società che si sono sviluppate soprattutto a partire dai principali centri urbani. Tu apri al mercato e chi gestiva l'acquedotto di Roma, che aveva già a che fare con una popolazione di oltre 2 milioni di persone, si trova avvantaggiato per andare a dire: io ho maggiori competenze e posso sfruttare delle economie di scala, vengo io anche a Frosinone, vengo io anche a Rieti, vengo io anche a Firenze. L'azienda ex municipalizzata del comune di Roma oggi gestisce gli acquedotti direttamente attraverso società partecipate da Lucca, da dove vengo io, anzi da Capannori, da dove vengo io, visto che avete conosciuto chi c'era, Alessio Ciaccio, qualche settimana fa, da Capannori a Salerno. Abbiamo tutti in comune un problema, cioè il fatto che c'è questa società che si chiama Acea che ci dovrebbe portare, che ci porta l'acqua in casa. E questa società, però, come tante altre, per allargare il proprio bacino d'utenza si è indebitata.
e sono talmente indebitate nei confronti delle banche, i maggiori player nazionali, quelli di cui si legge sulle pagine economiche dei quotidiani, che oggi sono costretti a pensare di allargarsi ancora di più, spalle più larghe per reggere l'urto del debito. Ma tutto questo, cioè, cosa significa? Che ad esempio 3 anni fa è nata una società mettendo insieme, anzi ormai 5 anni fa è nata una società mettendo insieme Genova e Torino, si chiamava Iride. Poi più o meno 5 anni fa è nata una società per mettere insieme Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Enia. Tutte e due erano quotate in borsa. A un certo punto erano molto indebitate, si sono messe insieme. È nata IREN, Torino, Genova, quindi Piemonte, Liguria e l'ovest dell'Emilia Romagna. Milano e Brescia hanno fatto la stessa cosa. Avevano una società che si chiamava AEM e una che si chiamava ASM, l'hanno messa insieme e hanno fatto A2A. Solo che oggi A2A ha tipo 4 miliardi di debito, IREN ce n'ha quasi 3, e hanno un'unica strategia per continuare ad andare avanti: fondersi tra di loro per cercare di spalmare questo debito su dei piani industriali o su un numero di utenze più grande. Io credo, sono andato ad ascoltare diverse presentazioni in cui parlano questi signori, purtroppo la risorsa idrica mi pare che non sia proprio, è l'ultimo dei problemi. Si parla esclusivamente di architetture finanziarie, perché l'acqua portata in borsa comporta questo. La parola cittadino, o se vogliamo proprio anche utente, non la si sente mai. Il problema è il rating del debito, il problema è la capacità di dare messaggi ai mercati, ma il servizio idrico integrato non è questo, e non lo era nemmeno nella logica del legislatore. Cioè, quando è stata avviata la riforma nel 94, Galli, che ha firmato quella legge, non aveva idea di arrivare a tutto questo, non aveva idea di andare verso il risico delle municipalizzate, questo gioco per cui si spostano le bandierine e c'è una quasi suddivisione insomma a tavolino dei territori, dove ci espandiamo, dove ci muoviamo, te vai di là, io vado di qua, perché questo è il modo in cui lo stanno facendo. Non c'è mercato, non c'è concorrenza, stanno proprio spartendo il territorio, la geografia del paese. Lo stesso Galli, che firmava la legge, non voleva questo. Ad esempio, una cosa che rimane molto interessante di quella legge del 1994 è una cosa che tra l'altro mi pare attuata praticamente soltanto in Veneto, cioè l'idea che gli ambiti territoriali ottimali sono dei bacini idrografici, quelli che abbiamo visto disegnati qua, disegnati prima insomma nella presentazione, e non sono delle province, perché l'acqua non c'ha i confini geografici o amministrativi. Soltanto in Veneto, se te vieni in qualsiasi altra regione, se vieni in Lombardia c'è il lato Lodi, c'è il lato Cremona, c'è il lato Milano, soltanto qua c'è il lato Brenta, lato Bacchiglione, lato Piave, perché sono i bacini idrografici quelli che li hanno, da cui sono stati generati. E qui finisco, cioè, insomma, così diamo spazio anche a voi, con una battuta su quello che diceva prima l'assessore, no? Lei parlava del dialogo con le amministrazioni. Probabilmente il Veneto ha una peculiarità in questo. A me è capitato spesso di partecipare a incontri con
amministratori pubblici, gestori del servizio idrico, molto attenti e interessati al percorso che si sta portando avanti, perché fermamente convinti che il servizio idrico integrato debba essere gestito da soggetti pubblici. Con le difficoltà che adesso ci sono, una cosa che tanti ci hanno detto, soprattutto qua in Veneto, dall'Alto Trevigiano Servizi, è: ma adesso come facciamo a reperire le risorse? Adesso che arrivano queste leggi che ci vorrebbero far smantellare, questo già prima del percorso del forum è iniziato nel 2006, quindi già prima della legge Ronchi del 2009, già prima del referendum, noi queste questioni ce le ponevamo, perché c'erano delle leggi che dicevano tutte le gestioni pubbliche, come quella che avete qui, decadono per legge al 31 dicembre dell'anno. E quando tu c'hai dei piani di investimento per i 20 anni successivi, come fai a presentarti in banca? Con quale credibilità ci vai? Oppure con quale credibilità rispondi al telefono quando ti chiamano e ti dice: scusi, lei ha decine di milioni di euro di linea di credito, ma se decade dal contratto da un giorno all'altro, come ce li restituisce? Perché questo era l'andazzo. E quindi magari qua questo discorso e questo percorso di collaborazione è sensato. Io vi ricordo, così vi racconto, vi porto una scena. A Roma in questi giorni si sta decidendo la ulteriore privatizzazione dell'ACEA, questa società quotata in borsa. E gli attivisti del Forum Italiano dei Movimenti per l'Acqua, che hanno tentato di partecipare alle sedute del Consiglio Comunale, sono stati anche picchiati, si può dire, da alcuni consiglieri comunali della maggioranza, finché, cosa che non dovrebbe essere permessa per legge, alla fine si è votato, si è impedita la partecipazione del pubblico alle sedute del Consiglio Comunale, per arrivare a votare una cosa che è nella stessa logica di indebitamento e dell'indebitamento degli enti locali e delle società è follia. Ovvero, il Comune di Roma oggi sta decidendo di vendere ai privati il 21% dell'ACEA e quindi vende un'azienda che è quotata in borsa e che nell'ultimo anno ha perso il 50% del proprio valore. Ci sarebbe da capire se questi amministratori potrebbero essere segnalati di fronte alla Corte dei Conti per danno erariale, perché stanno vendendo le azioni di ACEA nel momento in cui queste sono al suo minimo storico. Ha senso? No, ma purtroppo è l'unico modo, almeno così dicono, per chiudere il bilancio, per provare a arrivare a approvare il bilancio preventivo con 6 mesi di ritardo. Questa è la logica in cui ci hanno messo. Il percorso che noi abbiamo in mente probabilmente farebbe dei passi in un senso contrario. Il paese ha altre priorità, cioè il paese, coloro che governano il paese purtroppo sembrano avere altre priorità. E insomma, noi continuiamo, però questo, insomma, ha senso continuare a insistere sul fatto che bisogna guardare altrimenti, o pensare a qualcosa di diverso, perché altrimenti da questa situazione di crisi non usciamo. Do soltanto un dato: l'ANCE, l'Associazione Nazionale dei Costruttori Edili, ci dice che negli ultimi anni le costruzioni sono calate del 25%, che si sono persi 250.000 posti di lavoro nel settore dell'edilizia. Benissimo, abbiamo tante fognature e tanti impianti di depurazione da costruire, non sono case, ma lavorano le stesse ditte. Quindi non facciamo il piano casa, facciamo il piano acque. Però tentiamo di muoverci in questa direzione, che è positiva e propositiva per il paese, non in quella in cui si ostinano ad andare. Grazie.